Dal ristorante Miramare sulla passeggiata orientale di Ortona, una location invidiabile, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi torna ad incontrare a distanza di tempo il dottor Franco Vanni, consigliere comunale di opposizione in questa bellissima realtà abruzzese, ma anche candidato alle prossime elezioni regionali del 10 marzo con Fratelli d'Italia, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo vino, la cococciola firmata Giovenzo. Ringraziamo il nostro sommelier che è venuto apposta per supportarci in questa nostra iniziativa. Tra poco lo ascolteremo. Vorrei subito brindare con dell'ottimo Giovenzo, cococciola firmata Giovenzo, a questo nostro incontro. Cin, dottore, è un piacere. Deliziosa, deliziosa questa cococciola, azienda ortonese, poi ascolteremo più nel dettaglio, parleremo di questa realtà vitivinicola del nostro comprensorio. A tavola, inquadrato dal nostro operatore di ripresa, un antipasto di mare freddo con pesce azzurro, chips di tonno ed alice croccante, qualcosa di delizioso. Complimenti a Fabio, il titolare del ristorante Miramare di Ortona, che torna ad ospitare la nostra produzione televisiva, un professionista della ristorazione, per un locale che rappresenta proprio l'emblema del mangiar bene in questa città. Intanto ben trovato al dottor Franco Vanni, impegnatissimo perché lui è un professionista della sanità, ma è anche un amministratore che si spende davvero anima e cuore per il bene e lo sviluppo del territorio. Intanto buon appetito, dottor Vanni. D'altra parte cucina a base di pesce, il pesce fa bene, quindi siamo a tempo. Lo raccomandate sempre voi medici, voi dottori, perché il pesce è davvero salutare. Ecco, io vorrei partire subito da questo suo impegno, perché il prossimo 10 marzo, tra poco più di un mese, si tornerà al voto per rinnovare il Consiglio regionale. Perché la scelta di scendere in campo e di dare il suo apporto possibilmente alla città di Ortona? Ma guardi, la mia scelta è una scelta, diciamo così, personale, perché io in realtà mi definisco un medico prestato alla politica. Una persona per bene, dicono, noi ci siamo informati, abbiamo preso e acquisito nozioni. Da tutti e due gli schieramenti dicono che il dottor Vanni è senz'altro una persona seria ed affidabile. Ma sì, ho lavorato sempre 43 anni come medico di famiglia, sono in pensione come medico di famiglia da maggio. Lei è un reumatologo. Sì, e sono anche reumatologo, quindi continuo la mia libera professione, attualmente per i miei pazienti che sono stati sempre nel mio cuore e continuano a venire, e anche come specialista mi occupo appunto di reumatologia, quindi ricevo diversi pazienti che vengono da fuori Ortona. Dicevo, il mio impegno nasce fondamentalmente con la sanità. Io nella precedente legislatura, nel 2003-2004, feci in modo che a Ortona nascesse l'oncologia. Quindi mi occupai in prima persona di avere un day hospital oncologico ad Ortona, e grazie alla politica sono riuscito a fare questo. Avere un day hospital oncologico permette oggi come oggi di fare 1500 trattamenti di chemioterapia all'anno. Di non spostarsi magari a Chieti o... Caro Paolo, hai centrato proprio l'argomento. Perché ho creato questo? Proprio perché dopo che un paziente ha fatto una chemio si sente male. Allora io avevo dei pazienti che mi raccontavano che poi andavano per la strada, vomitavano eccetera, quindi ho fatto in modo che nascesse l'oncologia, in modo che potessero avere tutto qui ad Ortona, e quindi già afflitti da mali purtroppo gravi, e quindi ho cercato di alleviare queste loro sofferenze. Non è stata facile, non è stata semplice, perché i tagli della sanità spesso e volentieri hanno messo in crisi la realtà dell'ospedale di Ortona, un ospedale rinomato soprattutto per il reparto di senologia. Ricordiamo, noi abbiamo avuto più volte ospite il dottore, il professore Cianchetti, che adesso è in pensione. E anche lui ha avuto dei seri problemi per cercare di continuare la propria attività, malgrado i risultati raggiunti a livello nazionale ed internazionale, perché qui sono venute persone, sono venuti pazienti anche da fuori Italia. Certo.
Difatti c'è il certificato EUSOMA, la senologia appunto di Ortona. Ma, un orgoglio. Ed è un orgoglio. In effetti la senologia si accoppia bene con l'oncologia, quindi sono l'oncologia di Ortona fondamentalmente si occupa maggiormente di pazienti affetti da tumore della mammella, però diciamo, assiste anche pazienti con oncologici con altri colpiti in altri distretti del corpo. Io quando feci l'oncologia unii la politica col volontariato. Questa è una cosa bellissima. Perché? Perché non si riusciva ad aprire il reparto. Allora era direttore sanitario Pasquale Fracco e mi disse che era impossibile aprire a un certo punto perché mancava la cappa, che è uno strumento importantissimo per miscelare, preparare i farmaci antiblastici. Io come presidente di associazione per Amici per la Vita feci in modo di trovare i soldi, allora erano 48 milioni, per comprare la cappa. Comprai la cappa, la donai all'ospedale e partì questa oncologia. Quindi il connubio politica e volontariato è una cosa secondo me meravigliosa, e quindi ecco che il sociale entra nella politica, ecco perché il mio impegno è tutto lì. Sociale entra nella politica, però a tavola, lei lo sa benissimo, si dicono e si raccontano le migliori verità. È la sua seconda esperienza, è la seconda legislatura, lei fu consigliere comunale con la giunta guidata da Nichi Fratino, certo. È tornato ad esserlo anche se come opposizione nella giunta guidata dal sindaco attuale Castiglione. Leo Castiglione. Ecco, certo. Quali problemi ha trovato, ecco, di inserimento in questo tessuto politico che spesso e volentieri è molto lontano dalle esigenze della solidarietà? Ma guardi, noi siamo... Lei parla schiettamente. Sì, io sono sempre sincero. Io odio l'ipocrisia. Ecco, perché qualcuno dice che c'entra ben poco lei, che è così onesto, così trasparente, con la politica, che è il campo della mediazione, è il campo dei compromessi. Sì, è vero, io in effetti sono un idealista. Probabilmente l'idealista viene bocciato dalla politica. Però io penso che la politica è fatta di uomini e che magari uomini con delle buone intenzioni che vogliono fare la politica sana, difatti il mio slogan è la politica quella sana, magari si possono unire e stando insieme cooperare per il bene della gente, il vero bene della gente, non la frase detta per dire il bene del popolo, ma in realtà bisogna metterlo in pratica. Io nella mia vita l'ho messo in pratica diciamo, nel mio operato quotidiano e l'ho messo in pratica anche politicamente, perché ho scelto di fare il medico come missione e la politica per me è la missione. Poi chi mi vuole bene mi voterà, chi non mi vuole credere non mi crederà. E poi da tempo Ortona non ha avuto mai santi in paradiso, come si suol dire, vero, per il consiglio regionale. Da 25 anni. Sono 25 anni che Ortona non elegge un consigliere regionale. Quindi lei fa appello a tutti gli ortonesi e non solo. Certo, io faccio appello agli ortonesi, ma chiaramente qui stiamo parlando dell'Abruzzo e quindi io mi rivolgo a tutto l'Abruzzo. Ho conoscenze, amici, sanitari, medici, operatori sanitari, infermieri che conosco anche fuori di Ortona e che quindi sicuramente si stanno unendo a me proprio perché vedono in me una persona, diciamo così, buona, una persona che ha delle capacità umane più che altro, perché io, vede, non sono un tuttologo, non posso sapere tutto della politica, è impossibile, quindi ammetto i miei limiti, come ho fatto sempre nel mio lavoro, perché mi scusi, ma quando mi capitava un paziente di una specializzazione con determinate patologie, io mi consigliavo e tuttora mi consiglio con lo specialista, perché bisogna essere onesti in ogni campo. Nella medicina specialmente bisogna essere onesti, anche in politica io penso che l'onestà col tempo paga. In questi giorni di campagna elettorale lei sarà girando inevitabilmente sì, casa per casa. Cosa chiede la gente? La gente, cosa bellissima è che la gente mi incontra, mi ferma e si propone e mi dice che mi vuol votare. Questo è un grande segno di, diciamo, di affetto, di stima, ecco, di stima nei miei confronti. E quindi io sono veramente contento di questo. Vede, io ho fatto il medico
per fare il medico. Non è che oggi dico votatemi perché vi ho assistito, no. A me è bastato, io non ho fatto il medico. Come hanno fatto anche predecessori sì, in questa città. È vero, io ho fatto il medico e continuo a fare il medico per aiutare la gente. Poi se qualcuno, diciamo così, dice bene Franco, sei una persona giusta per Ortona, io accetto volentieri che loro la pensino così e che mi possano aiutare, mi possano stare vicino. In passato gli abruzzesi hanno votato l'alternanza, non c'è stato mai un governo che si è confermato alla guida 5 anni dopo. Sì. Lei che cosa prevede? È possibile sfatare questo tabù? Penso che stavolta, per la prima volta nella regione Abruzzo, il presidente Marco Marsiglio sfaterà questo tabù. Sono sicuro che Marco Marsiglio vincerà queste elezioni e sarà riconfermato alla guida della regione Abruzzo. La parte del leone, almeno stando ai pronostici, la farà il partito che lei rappresenterà, sì, Fratelli d'Italia. Secondo lei è un partito di moda, che va di moda in questo periodo, come lo era qualche anno fa la Lega, come lo era in precedenza Forza Italia, o magari ha dei segreti al suo interno che rendono il partito della Premier Giorgia Meloni davvero un punto di riferimento non solo per l'Abruzzo ma per l'Italia intera? Bellissima domanda Paolo, io sono in Fratelli d'Italia da 11 anni, ho creato Fratelli d'Italia già dall'inizio quando Fratelli d'Italia era all'1,9%. Ci ha creduto sin dall'inizio? Ci ho creduto fin dall'inizio. Ma perché ci ho creduto? Perché i valori su cui si basa questo partito sono 3, Dio, patria e famiglia. E sono dei valori fondamentali su cui nessuno, secondo me, oggigiorno ha da eccepire. E quindi io credo che questi valori, e in più l'altro valore fondamentale, che Giorgia Meloni si è sempre basato, infatti noi facemmo un congresso a Fiuggi, proprio all'inizio, quando nacque Fratelli d'Italia, chiamato il popolo sovrano, quindi in cui noi abbiamo sempre detto che la sovranità appartiene al popolo. Noi quindi crediamo molto in questa democrazia, e Fratelli d'Italia, io ho sposato questo partito, vado avanti con questo partito anche perché ho incontrato degli ottimi amici, il senatore, attuale senatore Ettore Sigismondi, coordinatore regionale, Guido Liris, e Guerino Testa, sono persone meravigliose e molto umane con cui io vado tranquillamente d'accordo, tant'è che sono state la mia presentazione della mia sede elettorale, inaugurazione della sede elettorale sabato scorso. E penso che Fratelli d'Italia mi aveva proposto la candidatura, guardi, a maggio dell'anno, del 2023. E venne da me proprio il senatore Sigismondi, il segretario del partito, a offrirmi la candidatura. Io gli dissi una cosa molto semplice. Gli dissi che ero disponibile, però avrei dato il mio ok nel momento in cui avrei visto l'ospedale di Ortona diventare ospedale di base. Che bello! Quindi perché questo? Perché gli ho detto chiaramente a Sigismondi, io ho accompagnato 4 anni e mezzo fa la Premier Giorgia Meloni insieme al Presidente Marsiglio all'ospedale di Ortona a illustrare le criticità dell'ospedale di Ortona e quindi mi sarei candidato semplicemente se l'ospedale di Ortona fosse stato proprio, diciamo, fosse diventato ospedale di base. E questo è avvenuto, per cui io ho accettato la candidatura. Quindi io, mi perdoni, pago in un certo senso il mio impegno, mi assumo questa responsabilità, non per una cosa che è stata data a me, ma per una cosa che è stata data alla città. Io non vorrei fare il provocatore di turno, intanto arriva l'amico Fabio, perché tra poco arriveranno altre, sì, prelibatezze della sua cucina, del ristorante Miramare di Ortona. Ci troviamo sulla passeggiata orientale, davvero una location invidiabile, davvero un posto preso di mira da tutti coloro che amano mangiare bene, anche gustando le bellezze naturalistiche del territorio. Ecco, a chi potrebbe dire che la sua è una candidatura di servizio, che cosa possiamo rispondere? Ci sono reali possibilità, perché Fratelli d'Italia anche nella provincia di Chieti ha presentato uno squadrone. Sì. Ci sono concrete possibilità che lei possa arrivare a Palazzo dell'Emiciclo? Ma guardi, in effetti siamo 8 nella provincia di Chieti, che siamo, diciamo, siamo uno più forte dell'altro. E
tanti volevano entrare in Fratelli d'Italia per la candidatura, cioè essere candidati in Fratelli d'Italia, ma è stata fatta una scelta. Insomma, ci serve una barca di voti. Ci serve una barca di voti, ma hanno selezionato per i quattro comuni più importanti, Ortona, Lanciano, Vasto e Chieti, loro hanno scelto i più forti. A te, a Ortona l'anno scorso io sono stato il più votato, un anno e mezzo fa, negli amministrativi, il più votato nel centrodestra e anche secondo un sondaggio che avevano fatto ero quello che godeva la fiducia più di tutti, anche più dell'attuale sindaco Castiglione. Sì, questo fu un sondaggio fatto a gennaio di un anno e mezzo fa. Complimenti. Intanto l'amico, lo chef Fabio ci porta uno dei suoi tanti piatti di successo qui al ristorante Miramare. Grazie, si tratta di cosa nello specifico, Fabio? Sono dei garganelli verdi con un ragù di pesce azzurro, nello specifico bialici, sarde, sgombretto nostrano, conditi con pomodoro nostrano, un po' di peperone dolce di Alpino e una chips di tonno affumicato con la ricetta propria. Complimenti. Il dottor Vanni conosce a meraviglia questo locale, sì. Questi piatti che fanno davvero gola, fanno davvero invidia a tutti coloro che ci seguono. Davvero una presentazione a dir poco suggestiva. Complimenti a Fabio. D'altra parte qui lo sanno praticamente tutti, si mangia davvero molto bene. Ecco, dottor Vanni, io volevo approfittare dell'occasione anche per parlare dei numerosi problemi che attanagliano la città dove ci troviamo, Ortona. Voi dai banchi dell'opposizione più volte, a più riprese, avete contestato l'operato della giunta guidata da Leo Castiglione. Tra l'altro, tra pochi giorni arriveranno anche altri immigranti su cui voi vi siete soffermati qui al porto di Ortona, mentre il nostro sommelier ci porta dell'ottimo vino. Di cosa si tratta? È un Cerasuolo? Cerasuolo d'Abruzzo. Cerasuolo firmato Giovenzo, sì, Cantina Giovenzo. Montepulciano, vinificato in bianco. Vinificato in bianco, grazie al nostro sommelier. Ecco, voi siete stati spesso e volentieri critici sull'operato, anzi molto duri sull'operato della giunta di Castiglione, che è stato a più riprese sul punto di cadere definitivamente. Anche della serie barcollo ma non mollo, è andato avanti e continua ad andare avanti. Qual è la situazione ad oggi? Allora, la situazione ad oggi, eravamo quasi, eravamo andati dal notaio per pochi mesi fa, no? Però c'è la stato... stampa attendeva segnali di fumo. Sì, eravamo andati dal notaio, però un nostro consigliere di opposizione all'ultimo momento ci ha ripensato. Ci ha ripensato. Ognuno ragiona con la sua mente, gli errori ne facciamo tutti nella vita. Può darsi che l'errore lo stavamo facendo noi, può darsi che invece l'ha fatto lui. Chi vivrà vedrà. Attualmente dobbiamo dire che il sindaco Castiglione, secondo me, ha un grande problema in amministrazione. Il problema è questo, che Forza Leo, che è una sua lista civica, non esiste più. C'è stata una PEC fatta al Comune di Ortona da parte di Forza Italia, in cui hanno siglato e hanno indicato che è nato il gruppo di Forza Italia. Quindi che cosa succede a questo punto? Non c'ha più i numeri. Che non ha più i numeri. Forza Italia è stata presente alla mia inaugurazione sabato scorso nella persona del suo coordinatore locale e nella persona anche dell'assessore Tommaso Cieri, che attualmente è assessore nella giunta Castiglione, e è stato presente anche con i suoi consiglieri, cioè sia con il presidente del consiglio Federica Paolucci e con Marcello Di Bartolomeo, consigliere di Forza Italia, e proprio il Presidente del Consiglio, insieme a Marcello Di Bartolomeo, hanno formato il gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. Che cosa succede a questo punto? Spieghiamo bene. Succede questo, secondo me. Nella inaugurazione mia io ho fatto un auspicio, ho invitato Forza Italia a ricompattarsi con il centrodestra. Perché questo? Allora, c'è un problema anche iniziale, che il sindaco Castiglione appoggia l'attuale Cristiana Canosa, attuale vice sindaco, ed è andata proprio alla presentazione della Canosa insieme ad Amico, candidato presidente del centro-sinistra. Quindi è chiaro che il sindaco Castiglione ha preso la sua posizione di centro-sinistra.
Che confusione! Che ognuno confusione. È libero di essere scelto. Certo. A questo punto Forza Italia, che ha, dopo questo fatto diciamo di Castiglione, dopo questa presentazione di Castiglione con Canosa, ha fatto questa PEC e quindi è nata Forza Italia in Consiglio. Cosa vuol dire questo? Dobbiamo fare una riflessione. Sì. Castiglione è un sindaco civico, non ha mai voluto... Anche se ha un passato nel centrodestra, certo. Lo ricordiamo assessore nella giunta a Fratino, sì. Quella a cui certo. Facevamo certo. riferimento certo. poc'anzi. Però lui, sia nella passata amministrazione sua, sia in quella attuale, ha sempre detto che è un civico e non ha mai voluto simboli di partito. Ok? Tant'è che per esempio noi Fratelli d'Italia, che siamo all'opposizione, siamo l'unico partito in tutto il Consiglio Comunale. Però lui non ha mai voluto simboli di partito. Che succede adesso? Che Forza Italia tira fuori il simbolo di Forza Italia dove sta adesso attualmente ancora in maggioranza, oggi come oggi? Due cose. O Castiglione dice, per essere coerente con le mie idee, con il mio operato, Forza Italia dovrebbe uscire fuori dalla maggioranza, perché lui non può accettare un simbolo di un partito dentro di sé, oppure Forza Italia, essendo a livello nazionale nel centrodestra, a livello regionale nel centrodestra, stiamo facendo una campagna elettorale nel centrodestra, a questo punto Forza Italia, secondo il mio modesto parere, dovrebbe uscire dalla maggioranza di Castiglione, perché di due una, cioè o Castiglione non accetta più Forza Italia perché si è etichettato come partito, oppure Forza Italia dice noi usciamo dalla maggioranza perché, semplice motivo, tu sei a centro-sinistra. Non si vogliono staccare dalle poltrone, insomma, quanto sono belle le poltrone, adesso, nel caso di dire. Le poltrone sono belle, però io sono Fratelli d'Italia. Io obbedisco all'elettorato, sono in opposizione dove l'elettorato... Per coerenza, quindi io non mi muovo, spetta tutto a Forza Italia. Attualmente il cirino in mano c'è la Forza Italia. Noi l'accogliamo a braccia aperte per ricostruire questo centrodestra, quindi il mio invito è di ricompattare a ore il centrodestra, Ortona. Ma per rendere chiara l'idea, Franco Vanni, voi che lo avete puntualmente denunciato ogni qualvolta si è presentato un problema, quali sono i fallimenti della giunta guidata da Leo Castiglione? Voi lo avete più volte detto anche in consiglio comunale, lo vogliamo ribadire a coloro che magari sono più distratti o magari non hanno seguito le vicende quotidiane di questa splendida realtà che è Ortona, questa splendida cittadina che ci piace davvero tanto. Ma guardi, secondo me proprio il primo fallimento, il vero fallimento... Le grandi incompiute. Bravo. Allora, il primo fallimento è proprio questo, cioè confondere quello che è il dovere di un amministratore, quindi l'amministrazione normale, e dire che quella invece è un'amministrazione che va al di là della routine quotidiana. Cioè io, quando faccio il medico, non dico che faccio il medico e aiuto una persona, la cura eccetera, e poi dico che quella è una cosa eccezionale, è una normale attività. Così un amministratore deve svolgere la sua attività normale e se vuole eccellere nella sua città deve fare delle cose, delle opere che fanno crescere questa città. Purtroppo questo non si è verificato ad Ortona. Noi lo vediamo con i negozi chiusi, con le attività commerciali, l'abbiamo visto con l'agricoltura, abbiamo avuto in agricoltura dei grossi problemi, ci siamo accorti noi dell'opposizione per quanto riguarda la Tari, che avevano fatto pagare per 2 anni la Tari, quindi ai magazzini agricoli dei contadini, che non spettava di pagare la Tari e oggi il comune deve ridare questi soldi. E quindi in poche parole abbiamo, per esempio, io stesso ho presentato una delibera sulla piscina. Ortona non ha una piscina. Pensi, Francavilla la piscina, Lanciano la piscina, gli ortonesi sono costretti ad andare fuori. Anche città più piccole di Ortona. Anche città più piccole. E una piscina non solo ci si va per divertirsi, ma ci si va anche per stare meglio con la salute, anche per curare determinate disabilità, fare determinati esercizi di fisioterapia e di riabilitazione. Quindi la piscina, io ho portato questa delibera in consiglio comunale, pensi un po', e quantunque questa piscina fosse un punto all'ordine del giorno di Castiglione nel suo programma elettorale, sì.
Bene, è stata bocciata. È inverosimile. Incredibile ma vero. È incredibile, cioè io porto in consiglio comunale, come opposizione, una piscina che tu, sindaco Castiglione, avevi detto che avresti fatto ad Ortona e tutti i suoi consiglieri la bocciano. E questo è uno dei fallimenti, potrebbe essere un piccolo fallimento, ma è un grande fallimento, perché vede, io vedo e penso le persone dalle piccole cose. E fare una cosa del genere vuol dire perché? Perché l'hanno bocciata? Non perché magari non fosse utile, ma perché lo portava all'opposizione. Questa è la grande crisi di Castiglione, che qualunque cosa l'opposizione ha portato, l'hanno sempre bocciato, qualunque delibera. Noi abbiamo richiesto tanti consigli comunali, che abbiamo fatti noi, l'opposizione, nettamente superiori ai loro consigli comunali, ai consigli comunali richiesti da loro. Ebbene, in questi consigli comunali tutto ciò che abbiamo portato è sempre stato bocciato. Con me Matteo Di Giovanni, sommelier ma anche responsabile della cantina Giovenzo di Ortona, che ha accompagnato con i suoi ottimi vini l'appuntamento odierno del nostro programma. Intanto, nel presentare questa giovane realtà del settore vitivinicola, che cosa possiamo dire brevemente? Ma innanzitutto salve a tutti, noi siamo un'azienda che è nata nel 2020, poco prima del Covid, poi purtroppo ci siamo dovuti un po' fermare, ma comunque la produzione è andata avanti. La nostra azienda si sviluppa su una superficie vitata di quasi 13 ettari di terra e diciamo che abbiamo raccolto quello che era il lavoro di mio nonno e abbiamo mandato avanti il suo lavoro, ecco. Ma che vino fate? Noi il principale vino è il Montepulciano, che vinifichiamo anche in bianco con il cerasuolo, e poi facciamo la cococciola, i due bianchi che sono la cococciola e il trebbiano, sono tutti e due vitigni autoctoni abruzzesi, e la cococciola sta tornando adesso un po' più in auge, diciamo, sulle nostre tavole, ecco. Oggi al ristorante Miramare di Ortona cosa avete portato per accompagnare questi piatti? Abbiamo portato sia il trebbiano che la cococciola, penso che poi assaggeremo anche il cerasuolo, che sono, diciamo, più si addicono di più al quello che poi mangeremo, che a base di pesce, ecco. Dove si trova la cantina Giovenzo a Ortona? La cantina si trova ad Ortona, appunto, in contrada Villa Magna, che è una frazione, una piccola contrada di Ortona. Diciamo che stiamo ancora in fase di sviluppo della cantina e ci appoggiamo adesso a un imbottigliatore esterno, ma contiamo che quest'anno, se qualcos'altro non ci mette i bastoni fra le ruote, come il Covid o guerre o qualcos'altro, contiamo di finirla, ecco. E allora in bocca al lupo. Grazie Crepi. Sempre seduti comodamente a tavola qui all'interno del ristorante Miramare sulla passeggiata orientale di Ortona, dove ci troviamo davvero a meraviglia in compagnia del dottor Franco Vanni, consigliere comunale di opposizione ma anche candidato per Fratelli d'Italia alle prossime consultazioni regionali del 10 marzo prossimo. Lei in pratica ci ha detto che è presente alle prossime elezioni regionali proprio per tutelare l'ospedale di Ortona, l'ospedale, sì, Bernabeo di Ortona. Però dobbiamo dirla tutta la verità, perché Ortona ha un diamante che ancora nessuno riesce a valorizzare a dovere: il porto. Il porto di Ortona è come avere una Ferrari e poi non avere la benzina per far camminare questa stupenda autovettura. In tanti hanno promesso, nei programmi elettorali di ogni coalizione c'era il rilancio del porto di Ortona. Sta qui, proprio davanti ai nostri occhi, però nessuno proprio riesce a farlo decollare nel vero senso della parola. Perché? Lei se l'è mai chiesto, dottor Vanni, tornando a casa magari in un attimo di relax, pensare perché non riesce a prendere il volo questo porto di Ortona, perché significherebbe dare fiato all'intera economia cittadina? Certo, il porto di Ortona è un porto regionale ed è un porto che in pratica ha tutti i diritti e doveri di crescere sempre di più. Purtroppo, evidentemente, per determinati interessi il porto di Ortona non è cresciuto. Chi rema contro il porto di Ortona? Mi fa una domanda un po' particolare. Io non mi sento di accusare nessuno. Spontanea e inevitabile. Io non mi sento di accusare nessuno, però guardi, probabilmente le amministrazioni che si sono susseguite
non hanno mai preso fino in fondo in mano la situazione. Oggi come oggi abbiamo il Presidente della Regione che finalmente ha elargito i fondi per il dragaggio e quindi a giorni comincerà il dragaggio, per cui diciamo il porto a questo punto potrà accogliere navi di una certa stazza. Nessuno ci ha creduto, possiamo dire così? Ci ha creduto fino in fondo sulle potenzialità del porto di Ortona. Nessuno ci ha creduto, è rimasto quel porto relegato a se stesso, però io penso che adesso, ma non lo faccio perché voglio promettere chissà che agli ortonesi, io penso che con Marco Marsiglio adesso siamo arrivati proprio a capolinea e lui stesso, tant'è che è stato firmato l'accordo con, e quindi a sto punto il dragaggio sta per partire e quindi Ortona crescerà ancora di più, perché come dice lei il porto dà lavoro a tante famiglie, dà lavoro a tante persone e grazie a queste ditte che stanno sul porto tante persone possono apparecchiare la tavola, insomma, ecco. Un professionista della sanità prestato alla politica, come si è detto il dottor Franco Vanni in nostra compagnia quest'oggi. Se lei volesse raccontare il momento più bello e il momento più triste trascorso sui banchi del Consiglio Comunale, ecco, davanti a questo ben di Dio che il nostro amico Fabio ci illustra, cosa abbiamo a tavola? Filetto di branzino, crosta di mandorle pistacchi, condito con due carciofi di cupello e cipollietta nostrana. Tutti prodotti a chilometro zero, grazie a Fabio, complimenti davvero, perché sono delle presentazioni che meritano la vostra attenzione, d'altra parte non solo gli ortonesi ma anche persone che arrivano da ogni parte della regione conoscono il ristorante Miramare, la professionalità di Fabio e del suo staff aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Complimenti al ristorante Miramare di Ortona. Ecco, se lei ci volesse raccontare degli episodi che hanno caratterizzato questa legislatura sui banchi dell'opposizione, un giorno felice e un giorno triste che ha vissuto, perché lei è davvero una persona molto sensibile e ce lo dicono e ce lo raccontano in continuazione. Ma guardi, diciamo così, io in Consiglio Comunale ho sempre portato delle delibere utili chiaramente per la città, ma molto dal lato umano. E in effetti quello che purtroppo mi è sempre dispiaciuto in questo Consiglio Comunale è quello di avere una maggioranza che ci ha sempre guardato a noi dell'opposizione dall'alto in basso. Questa è una pagina negativa di tutti i giorni, di ogni Consiglio Comunale. Ma sinceramente, cioè, voi ce l'avete soprattutto con il sindaco o con qualche elemento della maggioranza, qualche personaggio noto che spesso e volentieri riesce anche a influenzare l'opinione pubblica locale? Ce l'avete con il sindaco o con chi per lui? No, guardi, secondo me quando si sta in maggioranza o in opposizione c'è un lavoro di coalizione in entrambe le parti, quindi io non mi sento di puntare il dito né contro il sindaco né contro il vice sindaco. Quando, diciamo così, dei consiglieri si comportano in quel modo vuol dire che loro sono o succubi o chiaramente sono partecipi di quella situazione. Perché Ortona ha un sindaco, però le male lingue dicono che non è proprio il sindaco a guidare le danze. Ma guardi, io penso che sia il sindaco che quello che possono dire le male lingue, il vice sindaco, stanno facendo il loro operato. Sarà l'elettorato a decidere. È chiaro che molto dipende non solo dal lavoro che si fa, ma da come si fa, da come ci si propone nei confronti della gente, da come si autolimita. Perché noi magari ci sono delle persone, qualche assessore, che è un po', possiamo dire, prepotente, cioè che non si limita alle sue deleghe, a rispettare le sue deleghe, ma va oltre le sue deleghe, pensando di amministrare Ortona come se i soldi fossero suoi, ma in realtà i soldi sono della comunità, i soldi della collettività. E quindi i soldi dei cittadini, è molto più difficile amministrare con i soldi dei cittadini che con i soldi propri. Comunque una cosa è certa, oggi come oggi, anche alla luce degli errori commessi dal centrodestra ortonese, in passato la coalizione
di cui lei fa parte è senz'altro molto più unita rispetto agli anni scorsi, non è così? Sì, è molto più unita perché storia magistra vitae si dice, e quindi dicevano i gatini, e quindi questo cosa vuol dire? Che dagli errori fatti magari si cerca di migliorare, e quindi di avere un centrodestra più unito che magari riconosce i suoi errori. Persona umile, schietta, sincera, il dottor Franco Vanni, è un piacere poterlo tornare ad ospitare a tavola nella sua città, Ortona, una città che ha tante peculiarità positive. Ecco, proprio per avere una risposta sincera, sì, come da par suo, dottor Vanni, cosa le piace della politica e cosa non le piace a tutt'oggi? Della politica mi piace l'umanità, quindi fare bene, avere degli amici, perché io penso che l'amicizia sia alla base della politica. Si dice che la politica è una cosa e l'amicizia è un'altra, io non penso che sia così, io penso che se siamo amici possiamo creare e fare insieme. Quello quindi che mi piace della politica è proprio questo, cioè dedicarmi alla politica come missione, aiutare la gente veramente nel senso, nel vero senso della parola. Quello che non mi piace della politica è la falsità, è l'ipocrisia. Quello purtroppo ce n'è tanto. E ce n'è tanto, quindi questo purtroppo... Te lo posso assicurare. Non so, le dico la verità, la trovo nella politica ma la trovo anche nei cittadini. E io vorrei che i cittadini di Ortona, che mi dicono, che mi stimano e mi dicono che mi voteranno veramente, perché... E sentirsi dire ti voto e poi in cabina elettorale fare il contrario dispiace molto. Quindi chi mi vuole bene e mi dice che mi vota, che mi votasse, se no è meglio che non mi dice niente. Sinceramente, ha più dato o più ricevuto dalla politica, dottor Vanni? Io penso che forse ho più dato. E lo sappiamo. E che ho più dato. Però ha fatto tanti sacrifici. Sì, ho fatto tanti sacrifici. C'era vecchia massima che diceva io ho quel che ho donato. Però io in effetti in politica non è così. Dal punto di vista del lavoro sì. Del lavoro sì, io ho lavorato tanto e ho ricevuto tanto, ho imparato tanto dalla gente, ho dato tanto ai miei pazienti, ma ho imparato tanto da loro stessi. Queste le parole del dottor Franco Vanni, consigliere comunale di opposizione al comune di Ortona, ma anche candidato alle prossime elezioni regionali del 10 marzo prossimo nelle file di Fratelli d'Italia, a cui auguriamo davvero le migliori fortune. Grazie, adesso la lasciamo ad assaggiare questo piatto, poi seguiranno anche altre prelibatezze che l'amico Fabio, titolare del ristorante Miramare sulla passeggiata orientale di Ortona, ci ha preparato per questa particolare evenienza. D'altra parte io ho avuto modo anche di assaggiare questo aperitivo a base di sciroppo di fiori di sambuco con pompelmo rosa e mandarino alla genziana, qualcosa di delizioso, davvero qualcosa di delizioso. Anzi, facciamoci un brindisi su, dottor Vanni, grazie. E tante grazie. Belle cose, tante grazie belle cose al dottor Vanni. Ringraziamo e salutiamo dunque il dottor Vanni, ringraziamo e salutiamo tutto lo staff del ristorante Miramare di Ortona sulla passeggiata orientale. Un locale che vi aspetta con l'ottima cucina di pesce, ma anche con tante prelibatezze tipiche del nostro territorio, sia ora di pranzo che ora di cena. Grazie a tutti quanti voi per averci scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Grazie.